sembra volere volare, sembra volare. Volere volare in News Liguria. Eccoci pronti, cari amici del Piemonte, ad esaltare le bellezze di una terra vicina vicina, che si chiama Liguria. Immagini spettacolari girate dall'amico genovese Gianni Risso, giornalista fotografo subacqueo, che rendono omaggio alle sirene di Lavagna, mentre si divertono tra 160.000 orate. L'amico di una vita, Stefano Pezzini, giornalista enogastronomico, ci parla di cucina, tradizioni e sapori di Liguria, tutti concentrati in questo gustoso piatto che vogliamo condividere con voi. Sono sicuro che se vi dico la parola resegun, a parte gli abitanti di Andagna, ben pochi sanno cos'è. È una torta verde particolare perché entra a pieno titolo nella tradizione delle gattafure, delle torte verdi della Liguria, quelle che Ortensio Lando nel 1260 disse che lui era ghiotto come l'orso al miele. Ma ha una particolarità: mentre tutte le altre torte verdi liguri sono esclusivamente di verdura, ricotte e uova, questa, il resegù, ha anche il lardo, perché nella zona delle Alpi Liguri c'era il maiale. Non c'erano gli allevamenti come in Piemonte o in Emilia, ma c'erano, ogni famiglia aveva il maiale e addirittura tenevano il lardo apposta per poter fare poi il resegun attorno a Pasqua, proprio perché era l'esplosione della primavera ma aveva ancora un po' di inverno. È bellissima anche la tradizione di cottura, io consiglio a tutti di andare ad Andagna quando c'è la festa del resegun per vedere come si fa. Il Tour de France, 111ª edizione della corsa, si svolgerà in 21 tappe dal 29 giugno al 21 luglio 2024 per un totale di 3.492 km, con partenza da Firenze in Italia e arrivo a Nizza in Costa Azzurra. Un tempo parte della Liguria sotto l'Impero Romano, nel Regno Longobardo e nel Regno d'Italia. Signori, chi meglio di lui? Uno dei protagonisti assoluti, Claudio Chiappucci, potrebbe regalarci un ricordo e un'emozione. Siamo nel 1990, il mio primo anno importante. La mia carriera è iniziata lì. Non è solo una vittoria, è la conquista della maglia gialla. Siamo al Tour de France, la corsa più ambita, il palcoscenico mondiale per il ciclismo. Sono stato veramente un grande attore che ha portato a termine la sua esibizione. Lì è nato il diavolo Claudio Chiappucci. Tutti se lo ricordano. Da lì è partita la mia storia, la mia carriera, e da lì sono riuscito a far capire cos'è la sofferenza, cos'è l'emozione vera. Il grande ciclismo è quello. Il vulcanico Giacomo Aicardi ci porta alla scoperta di un nuovo paese dell'entroterra ligure, un viaggio vero e surreale alla scoperta di un paese da visitare in tutte le stagioni. Cari amici di Volere Volare, il nostro viaggio continua, ci troviamo infatti quest'oggi a Cisano sul Neva, un piccolo borgo in provincia di Savona, un borgo bellissimo, un borgo che profuma di storia. Pensate che questo paese è stato fondato durante l'epoca medievale ed è stato fondato per una tecnica di difesa militare per la città di Albenga, un paese veramente che racchiude tantissime storie diverse. Venite con me, venite con noi per scoprirle tutte insieme, andiamo! E come ogni borgo ligure che si rispetti, anche Cisano sul Neva è bellissima e molto affascinante per i suoi caruggi. Pensate che questo piccolo comune sorge proprio sulle rive del fiume Neva, un fiume che taglia quasi in due Cisano e ha una storia appunto incredibile. Passa sotto il controllo della Repubblica Marinara di Genova, poi per finire sotto il dominio dei Savoia e anche come teatro di scontro durante la guerra del 1700 tra le truppe austriache e le truppe francesi. E adesso, cari amici di Volere Volare, una notizia bomba su Cisano sul Neva, perché proprio qui è stata inventata nel lontano 1742 il famosissimo piatto, la carbonara. Sarà vero?
Cari amici di Volere Volare da Cisano sul Neva è tutto, mi raccomando venite anche voi a scoprire la bellezza di questo incredibile borgo medievale. Elisabetta, ora tocca a te, lì nello studio. Ciao, Volere Volare! Grazie per l'attenzione e continuate a segnalarci i vostri eventi a info@imperiatv.it. Un caro saluto da Elisabetta Mandraccio ai telespettatori di Telecupole per una Liguria fuori dal comune. Sembra volere volare, sembra volare.